ripartire quella prestazione e dividerla in maniera tale da dire che una parte è responsabilità contrattuale e un'altra parte è responsabilità extracontrattuale. Ha anche molto poco senso perché se vogliamo il paziente ha il suo rapporto in realtà contrattuale, comunque da contatto sociale, con il medico. Allora, il punto della responsabilità contrattuale non deve, cioè, la nostra impostazione non è quella di danneggiare i medici, perché il medico viene comunque salvaguardato da un contratto di assicurazione e dalle regole che regolano la responsabilità. Qui il punto è che però il paziente nel iniziare l'azione deve avere un quadro omogeneo, soprattutto di onere della Grazie. prova. Chiedo soltanto questo, Presidente, dell'onere della prova, perché rispetto ai suoi interlocutori nella causa, alle sue controparti, Concluda, il onorevole. paziente deve avere la possibilità Grazie. di non essere danneggiato dal fatto di non avere accesso diretto Grazie, alle prove. onorevole Bonafede. Allora, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione il testo alternativo con il parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Zoggia. Mognato, Fitzgerald, Casellato, c'è una Moria dei Veneti, diciamo, ecco qua. Zoggia ancora non riesce a votare. Tidei, Ferranti. Iori che fatica ad arrivare al posto. Villa Rosa. Villa Rosa ha votato e direi che è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'emendamento 7.2 Sisto che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Direbbe Gadda un pasticciaccio. Noi siamo abituati a norme semplici, norme che in qualche maniera devono avere non solo un linguaggio semplice, una meccanica applicativa semplice, ma soprattutto una semplicità giuridica. Ora io chiedo al Governo e chiedo al relatore, rivolgendomi alla Presidenza, questa complicanza assolutamente non codificata, per rubare un linguaggio tipicamente medico, di più responsabilità o più titoli di responsabilità diverse per lo stesso fatto è assolutamente assurdo. Cioè noi andiamo incontro a dei labirinti inestricabili in cui si attaccherà la struttura con la responsabilità contrattuale, 10 anni di prescrizione, onere della prova a carico della struttura.